Buona domenica, bentrovati cari amici con caro Padre Pio, la domenica con Padre Francesco Savino e le vostre lettere indirizzate a San Pio. Padre Francesco, come stai? Buona domenica a te. Allora, anzitutto buona domenica anche da parte mia a tutti voi, cari devoti, telespettatori di Padre Pio TV, pace e bene anche a te, bentrovati. Come sto? Non so come mai in questo periodo di giugno sto tanto raffreddato, ma lo spirito è È forte, forte, è diciamo così, forte. sono sempre entusiasta, anche se poi tu sai benissimo che tutte le lettere che scrivono sono tutte cariche di sofferenze, io come se me le caricassi io, ma nonostante tutto con l'aiuto di Dio e anche con l'aiuto di anime buone, di cui una è presente nello studio come un'altra volta, che accetto tutte le sofferenze e prega per noi, prega anche per queste intenzioni, per cui diciamo che da questo punto di vista siamo positivi. Ecco, è importante anche sottolineare quanto sia importante il coro di preghiere. Ecco, a volte tanti cari amici che ci seguono anche attraverso Facebook, la nostra pagina principale che ritrovate su Facebook, eccola qui, caro Padre Pio, dove voi andate ad inserire tutte le vostre intenzioni di preghiere. Poi noi cerchiamo anche di, attraverso delle immagini di Padre Pio, di inserire le vostre intenzioni o comunque delle intenzioni che sono comuni. E parlando di Padre Pio, Padre Sì, ma Francesco, oggi tu vorrei fare una domanda. Oggi che giorno è? oggi è una giornata importante per tutti i devoti, anzi per te che sei frate cappuccino, non solo Allora? figlio di San Francesco, di questa provincia religiosa, proprio perché oggi un tuo confratello illustre, nel lontano 16 giugno del 2002, quindi ben 11 anni fa, 11 anni veniva fa veniva canonizzato. canonizzato da un altro Da santo. un altro Oh, adesso santo. è beato, ma Siamo. quanto tempo ancora potrà passare prima che il nostro caro Ecco. grande Giovanni Paolo II venga fatto santo, quindi un santo che fa santo un altro. Tu c'eri? Io c'ero, ecco, il giorno c'ero, ma non ero a Roma, tu eri a Roma in quella giornata. Secondo te? Eh Secondo sì, te? quel giorno eri a Roma. C'ero e come? Che entusiasmo, che meraviglia! Come si fa a dimenticare quella giornata, quella piazza straripante di gente visibilmente gioiosa, nonostante la stanchezza, perché capisci bene, bisogna trovarsi tante ore prima, poi stare lì fermi, non ti puoi granché muovere, ma tutti erano lì contenti di esserci, sapendo che anche io, loro, scrivavamo una pagina di Storia, storia, la fu una storia, giornata grande storia. intensa, significativa, storica. Anche quest'oggi noi vivremo da Pietrelcina un momento di grazia, un momento importante. Io 11 anni fa ero proprio a Pietrelcina Ah, tu e eri ho a Pietrelcina in vissuto. collegamento. No, non ero ero proprio perché Ah, proprio come devoto, come ho vissuto devoto. quel momento a Pietrelcina, così come anche la beatificazione, ero anche a A Pietrelcina. Chissà Pietrelcina. perché in questi due Ma invece sono stato momenti tutte e due le volte, sono stato a Roma Piazza per San vivere Pietro, sì. questi due momenti di grazia importanti della storia di San Pio da Pietrelcina. E Padre Francesco, noi attraverso Facebook spesso lanciamo dei messaggi ai tanti amici che ci scrivono. Quest'oggi dedicheremo la Che puntata salutiamo anche agli caramente pure a amici di loro. Facebook, agli amici che seguono la nostra emittente attraverso anche il nostro sito internet padrepio.tv, anche in streaming, e inviano le intenzioni di preghiera. Ecco, noi invitiamo sempre a non temere, a non perdere la speranza. Ecco, infatti, perciò abbiamo avuto questa buona idea che poi ci è stata suggerita proprio da una comunità che si chiama proprio Non Temere e che hanno curato questo calendario, dove troviamo frasi per ogni giorno dell'anno estratte dalla Bibbia che invitano a non temere, questa volta dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. L'amore perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto nell'amore. Se vogliamo anche il timore è importante, no? Il principio della sapienza, troviamo scritto anche nel libro dei Proverbi, se non vado errato, insomma in un libro sapienziale. Principio della sapienza e il timore di Dio. Però dal timore poi si passa all'amore. Quando c'è l'amore non è caso di temere, perché l'amore vero ti avvicina a Dio, l'amore vero ti fa donare ai fratelli. Speriamo che anche noi qui, con questo poco che facciamo, ci doniamo a questi fratelli sofferenti che raccontano a noi tutte le loro pene senza nascondere nulla.
E allora ricordiamo i nostri amici che subito possono interagire con noi anche chiamandoci in diretta allo 0882 41 83 80. Tu in queste settimane, in questi giorni sei nei nostri studi proprio per riorganizzare un po' il nostro programma per via dell'ostensione permanente del corpo di San Pio da Pietrelcina, ecco, a volte quasi per non voler intralciare la preghiera dei fedeli, la preghiera dei tanti devoti che giungono qui a San Giovanni Rotondo, ma ci stiamo un po' riorganizzando. Troveremo un modo. Tra breve torneremo di nuovo nella chiesa inferiore e avremo modo, ecco, di portare, diciamo, a volte serve anche che i nostri amici ti vedano quasi portare da Padre Pio, ma assicuriamo che tutte le vostre preghiere, questa è una sorta di piccola formalità, il nostro programma, Padre Francesco, alla fine è importante che la preghiera giunga direttamente a San Pio quando viene fatta col cuore. Io vorrei dire pure una cosa, perché sento e trovo anche delle persone che vengono di tanto in tanto che mi dicono che non hanno ascoltato la loro preghiera. Sì. Però io voglio far capire, ve lo dico con tutto il cuore, tutte le vostre preghiere al momento in cui voi decidete di rivolgervi a noi, già arrivano a Dio. Certo. Capite che le lettere sono migliaia e migliaia, certo ci può essere anche qualche disguido, perché ci sono lettere che arrivano a me, lettere che arrivano qui, lettere attraverso internet. Certo, e certo, poi la trasmissione non è lunga, è piuttosto breve, quando ne possiamo leggere. Allora, con l'andare del tempo qualcuno potrebbe essere anche non letta. Però, tutte arrivano al cuore di Dio prima, poi di Padre Pio, al mio cuore, che io inserisco il mio cuore e inserisco nella cartella. Proprio questa mattina sono stato a celebrare anche dalle suore Clarisse, ecco, ancora una volta ho consegnato già tante lettere che avevo con me e ho detto loro di unirsi in preghiera. Altri due pacchi consegneremo noi a te oggi. E loro ogni giorno poi fanno l'adorazione eucaristica, e quindi io stesso ho esposto il Santissimo Sacramento e loro pregano davanti a Gesù sacramentato per questa intenzione. Perciò coraggio, mi raccomando, non temete. E allora, Padre Francesco, andiamo direttamente su Facebook, sulla nostra pagina di Caro Padre Pio, perché Patrizia ci ha scritto: Caro Padre Pio, aiuta la mia famiglia e me, che spesso ho momenti di vero sconforto a causa della mia salute. Cerco di sopportare tutto con amore, ma ti prego, fa che migliori presto per poter portare avanti quella missione di mamma e sposa. Prega per me la Mamma Celeste affinché sia vicina, soprattutto quando la invoco nella disperazione. Grazie, Padre Pio, mi hai sempre aiutato e ti raccomando mio marito che ha sofferto e soffre per una situazione difficile di lavoro. Fa che tutto si risolva per il meglio. Ti voglio bene, Padre. Sia lodato Gesù Cristo. Beh, sempre lodato, una bella lettera questa di Patrizia, vero? Se non vado errato. Ecco, che è una mamma che si è rivolta alla mamma di tutte le mamme. Noi qui la trasmissione è Caro Padre Pio, ma certamente ci rivolgiamo anche noi molto spesso a Maria Santissima e le Grazie, la mamma di Gesù, la mamma alla quale Padre Pio si rivolgeva con tanto amore, con tanto affetto, tanto è vero che lui anzitutto diceva: preghiamo la Madonna e le Grazie. E poi quando si ottenevano le Grazie, ecco, le attribuiva tutte e sempre a Maria Santissima e le Grazie. Voglio sperare davvero che anche questa sorella Patrizia, mamma, ecco, venga esaudita nella sua richiesta. Lucia ci scrive: ogni sera prego Padre Pio e chiedo di intercedere per la guarigione di mia mamma. Prego da mesi e lo sento accanto a me sempre. Padre Pio è sempre vicino e pronto a sostenermi. Grazie a lui ho capito quanto è grande la mia fede. Ho tanta paura di non essere all'altezza di meritare il suo amore e la sua misericordia. Vorrei essere una persona migliore, pronta a perdonare qualunque torto, ma non ci riesco. E ho paura che i miei rancori allontanino Padre Pio da me. Ci scrive Lucia. Ma in realtà questo, poco fa abbiamo detto, non temere, non abbiate paura. In questo caso è bene avere un po' di timore, in questo senso, perché se non perdoniamo non veniamo perdonati. E se ci rivolgiamo al Signore con il rancore dentro, il Signore è difficile che possa ascoltare questa preghiera. Però, se ho capito bene, questa signora Lucia, mi sembra Lucia, che si chiama questa, dice che fa di tutto per perdonare. Se fa di tutto, secondo me, nel cuore già non alberga almeno l'odio e il rancore. Poi le modalità, il modo di riprendere i rapporti, non sempre, io capisco, e non sempre sono facili, perché dipende da sé, ma dipende anche dagli altri, capito? Quindi se non vuole avere rancore, se desidera fare la pace, più o meno già almeno il suo cuore è in pace. Però continua così, perché se c'è pace nel tuo cuore, ecco, Gesù entrerà più facilmente dentro di te.
poi Padre Francesco c'è la cara Dolly che scrive quasi quotidianamente. Come hai detto che si chiama? Dolly. Dolly. Forse un diminutivo, che scrive quotidianamente sulla nostra pagina perché c'è la piccola Elisabetta che ha bisogno di preghiera, ha bisogno dell'intercessione di Padre Pio. Scrive, porgi questa piccola richiesta al cuore di Gesù nella speranza che lui possa esaurirci presto. Grazie, la zia di Elisabetta. È la zia che scrive per questa bambina. Beh, lo sapete ormai che i bambini fanno tenerezza molto di più di chiunque altro. Se fanno tenerezza a noi, fanno tenerezza anche al cuore di Padre Pio, di Maria Santissima Grazie e di Gesù. Per cui stai tranquillo, coraggio, sono sicuro che qualcosa avverrà di positivo. Poi Massimiliano che scrive, caro padre, dai coraggio e forza ai malati, alle famiglie, ai carcerati, alle persone avverse, agli anziani e ai sacerdoti che soffrono nell'anima e nel corpo. Caro padre Pio, ti chiedo di aiutarmi a portare la mia croce. Tu che ci hai insegnato che sotto la croce si impara ad amare, dammi il coraggio e forza per affrontare la vita che sto vivendo. Ogni giorno aiuta la mia famiglia. Ti chiedo a te, padre Francesco Savino, una preghiera per mia zia Angela, che è in casa, a letto, a 91 anni, il prossimo 26 giugno, ecco, 91 anni il prossimo 26 giugno. Grazie Padre Francesco per la pazienza che avete con noi, pace e bene, spero di sentire questa preghiera, dice, prossimamente. Beh, diciamo sinceramente, caro Francesco, mi rivolgo a te, diciamo questo tipo di pazienza verso questi cari fedeli devoti che ci scrivono è facile averla. Ecco qui, vediamo, intanto vediamo la nostra pagina Facebook dove poter postare i vostri messaggi. Ecco, perciò dicevo, è facile averla, questa pazienza con queste persone che ci scrivono esprimendoci con tanta chiarezza i loro problemi. Forse non tanto l'avrei con te se mi provocassi. Cioè, quando qualcuno provoca, difficilmente riusciamo ad avere pazienza e purtroppo può succedere anche a noi frati, anche se c'è quel detto, com'è quel detto? Pazienza, diceva il monaco. Pazienza, diceva il monaco. Comunque adesso ho voluto fare un pochettino a battutine, però vedi, è stata una bella richiesta che ha fatto in nome suo, non me lo ricordo. Massimiliano. Ecco, Massimiliano, una bellissima lettera perché ci ha ricordato anche la frase che Gesù, questa frase è proprio di Gesù, che disse a Padre Pio, sotto la croce si impara ad amare, oltre a chiedere preghiere per la nonna di 91 anni e altre situazioni, mi fa piacere che ti sei ricordato dei sacerdoti sofferenti nel corpo e nello spirito. Ricordatevi di pregare sempre anche per i sacerdoti, soprattutto per i vostri sacerdoti parroci, che molto spesso vengono esposti a critiche feroci, perché il parroco, bene o male, è come un grande papà che deve accontentare tutti. Cioè, io ho fatto anch'io il parroco, per uno nulla, certo, tutti i fedeli si mettono contro. E molto spesso soffrono nel corpo, anche nel corpo, i sacerdoti, ma molto spesso nello spirito, perché dopo aver tanto dato si ritrovano soli. Il demonio, ecco, appunto, entra nella tristezza, ecco perché diciamo sempre non temete, siate positivi e allegri, quanto viene andiamo a salire dalla tristezza, dal timore di non riuscire a fare niente, ecco che il demonio facilmente gli sopravvento. Quindi preghiamo per tutti, ma preghiamo anche per i sacerdoti e soprattutto parroci, i vostri parroci. Ebbene, padre Francesco, andiamo avanti nella lettura di tante lettere. Dobbiamo fare tanti cari auguri a Marianna perché chiede preghiere a Padre Pio, dice ti affido la piccola Morena che il Signore ci ha dato in dono. Ah, quindi, auguri allora, ecco, allora una notizia bella, quindi è nata una bambina, la mamma Morena. Marianna. Poi ancora ci scrive una nostra amica, dice caro Padre Pio, converti tutti coloro che vogliono farci del male e aiuta anche a convertire me. Vengo da un periodo di forte stress causato da ansia e brutti pensieri. Ho perso la capacità di sperare e vivo nella paura che possa accadere qualcosa di brutto a me o a chi amo. Non riesco a vedere il futuro. Ti prego, intercedi per me. Voglio riconquistare l'amore. Non voglio avere più brutti pensieri su nessuno. Voglio andare, voglio pregare la Madonna. Donami la temperanza e aiutami a risolvere, dice, il male che io ho causato in casa. Vede, comunque, nonostante tutto, è una lettera molto positiva di chi riconosce pure il male che ha causato, tante volte ne facciamo. Io vorrei suggerire, scusa, mi è sfuggito il nome. È un nick, quindi. Ah, quindi non è un nome. Ma diciamo, possiamo chiamarlo, se è una donna, Maria. Diciamo, Maria, questo che tu hai scritto per me è una preghiera, un'ottima, bellissima preghiera. Allora ti dico come suggerimento, falla molto spesso, ti metti
o in chiesa, davanti al tabernacolo, davanti a una statua della Madonna, di un santo come Padre Pio, falla spesso questa preghiera, perché l'insistenza nella preghiera tocca il cuore di Dio, perché Gesù stesso lo fa capire, anche se noi di per sé per pregare veramente dovremmo semplicemente ringraziare e contemplare, ma Gesù non disdegna anche la preghiera di richiesta quando dice pregate, insistete, bussate e via dicendo. Gesù dice proprio che dobbiamo insistere nella preghiera. Allora, questa lettera, ecco, è una bella preghiera che puoi ripetere molto spesso. Poi, Padre Francesco, sono tante le preghiere che arrivano per coloro che entrano in questo tunnel della depressione. Ad esempio, c'è Angela che scrive: Caro padre, sono stressata, piena di ansia, vomito spesso, malesseri da stress. Ecco, Padre Francesco, pregate per me affinché possa riprendermi senza dover fare uso di psicofarmaci. Non ce la faccio più a voi. Un abbraccio da lontano. Ci scrive Angela. Quindi Angela, cara Angela, in realtà questa, io capisco, ti capisco bene perché queste malattie da stress tante volte sono molto più brutte di quelle fisiche. Ecco, tu le vorresti superare senza psicofarmaci perché in realtà con questi psicofarmaci c'è quel rischio anche della dipendenza. Ecco, io direi che la migliore medicina è proprio la preghiera, ecco, essere positiva anche tu, cercare di sorridere alla vita, di non isolarti e quindi andare in chiesa, insomma, inserirti anche in qualche gruppo parrocchiale, perché tu sai bene che nelle tutte le chiese ci sono tanti gruppi giovanili, ma anche di persone un po' anziane che pregano insieme, che agiscono, che fanno. Allora, anche in questo caso la solitudine acuisce questi tipi di problemi. Io non sono uno psicologo, è troppo chiaro, però se proprio è necessario consultare, ma cercare di farlo senza usare, come tu stesso hai detto, psicofarmaci, ma solo in casi veramente gravi, in questo caso bisogna fidarsi anche dei dottori, se è proprio necessario prendere qualche farmaco, lo prendiamo anche, ma sempre cercando di essere positive e propositive, come sto dicendo da un tempo in qua. Carmelo che affida a Padre Pio la sua famiglia e tutte le famiglie in difficoltà, ecco, chiedo una preghiera per tutte quelle famiglie che sono in difficoltà anche economica in questo periodo. E ce ne sono tante purtroppo. Fiducioso nella tua intercessione, caro Padre Pio, ti abbraccio in Cristo nostro Signore, Carmelo. Poi vado Sì, avanti, sì. c'è Elena che scrive, caro padre, affido le tue preghiere, le preghiere di V, affinché trovi una buona compagna di vita, scrive Elena. Speriamo che sia Elena, una Elena, no, compagna. Elena scrive per V, c'è scritto il nome della Ah, persona, però ha chiesto sì, ho l'anonimato, capito, la sì. persona è un uomo, forse sarà il figlio, il fratello o un amico. Poi ancora c'è la preghiera di Giovanna, Padre Pio, proteggi mio figlio, a lui tengo tanto, dammi la forza e la salute di essere una buona mamma, è una mamma modello, quindi per lui vorrei avere un bimbo, ancora non è più possibile, non è proprio più possibile, solo un tuo miracolo potrebbe regalarmi un bambino, ti voglio bene. E lo speriamo con tutto il cuore anche noi questo miracolo. Poi ancora, Padre Francesco ci scrive Tiziana, ecco, ho aperto questo messaggio di Tiziana che è quasi simile a quello precedente perché dice io e mio marito desideriamo tantissimo avere un Un bambino. bambino. Ti prego, aiutaci tu, caro Padre Pio. Poi ancora è Rossella che scrive caro Padre Pio. Aiutami a sopportare tutto ciò che accade nella mia famiglia. E poi vado sempre uno dopo l'altro, padre Francesco, ci scrive Pasqualina, desideriamo con tutto il cuore, io e mio marito, una gravidanza, ma sono passati già 3 anni e non ci riesco. Nonostante, come tu ben sai, caro padre Pio, io non ho problemi, ogni mattina mi alzo, sento un forte dolore dentro il cuore, chiedo a te la tua intercessione. Poi ancora Giuseppe che chiede preghiere per la sua famiglia e chiede che venga allontanato, ecco, chiede a padre Pio affinché allontani dalla sua famiglia il male che la circonda. E poi ancora liberato, scrive, ti chiedo la grazia di illuminare la mente della mia compagna, che
che mi ha lasciato per un altro ragazzo. Scrive ancora con queste preghiere. E poi ancora io vado subito a dare, dato che il tempo sta scorrendo, andiamo subito alla preghiera di Loredana. Io sto scorrendo tutta una serie di preghiere che troviamo nella messaggeria privata di Facebook. Caro Padre Pio, ho una richiesta da parte del mio piccolo Francesco Pio, che ha 4 anni. In ogni sua preghiera lui chiede un fratellino o una sorellina. Se puoi, pensaci tutti, vogliamo tanto bene. Che meraviglia, il bambino stesso che prega, evidentemente non riescono ad avere un'altra gravidanza. Perché vedo oggi diverse lettere, diversi messaggi, ecco, riguardano pure la richiesta di una gravidanza, insomma. Tu sai benissimo, pure io, come ci tengo che, certo, che le famiglie siano aperte alla vita. Molto spesso dico anche nelle mie, quando celebro la messa, dico: apritevi alla vita, non mettete limite alla provvidenza, che tante volte con tante gravidanze che non vengono, secondo me è pure una specie di punizione per questa società che sembra che non trovi spazio per i bambini, cioè come se i bambini non esistessero. Lo si vede anche da come costruiscono tante volte le case, i quartieri, non ci sono spazi perché i bambini possono uscire, perché appena escono fuori dalla porta trovano subito macchine che sfrecciano. Allora, ma i bambini dove li mettiamo? Quindi effettivamente tante famiglie non vogliono i bambini perché hanno paura, quelle che poi li vogliono non riescono ad avere. Comunque ci mettiamo nelle mani di Dio, perché veramente si comprenda che i figli sono un grandissimo dono di Dio. Se non vengono, dobbiamo pregare insistentemente il Signore. Quindi così, non solo per quanto riguarda le richieste dei bambini, ma tutte le altre richieste, molto bene, una più bella dell'altra, non ho potuto interrompere perché sennò non veniamo più, ma anche con l'imposizione delle mani potremo ottenere delle grazie da Dio. Sì, padre Francesco, volevo concludere con questa preghiera di Giorgio, che dice: pace bene, mi presento, mi chiamo Giorgio, padre Pio, intercedi verso lo sguardo di Gesù Cristo affinché lo Spirito Santo mi aiuti nel mio cammino spirituale. Mi voglio abbandonare a te, mi affido a te con tutta l'anima, con tutto il mio cuore e con tutto il mio spirito. Voglio consacrare per l'amore di Gesù, voglio essere un servo del Signore, umile fraticello pieno di bontà, umile, pieno d'amore, voglio rinnegare me stesso per seguirti, voglio perdere la mia vita perché ho trovato te, Gesù. Padre Pio, ascolta questa mia umile e santa preghiera, e grazie a tutti i fratelli in Cristo, aiutatemi anche voi con le vostre preghiere affinché la mia famiglia capirà il mio amore verso Gesù. Lode e gloria a Gesù, pace e bene, da un vostro fratello Giorgio. Quindi è uno che aspira, se ho capito sì, bene. Sì, che vuole diventare. Ecco, forse chiede anche preghiera affinché la famiglia capisca questa sua allora, scelta. Caro Giorgio, già questo che hai fatto anche tu è un'ottima preghiera che ti puoi stampare anche tu. Non so come, se l'hai scritto su Facebook soltanto, cerca di stamparti e la reciti molto spesso. La devi recitare molto spesso, anche perché hai invocato lo Spirito Santo in questi casi. Lo Spirito Santo è il migliore ispiratore, è colui che veramente può indirizzarci nella preghiera. Poi hai bisogno veramente di una guida spirituale, perché anche la vocazione, ecco, c'è il discernimento della vocazione. Allora, ci sono tanti sacerdoti che hanno il compito di discernere la vocazione delle persone, sia il confessore, sia un padre spirituale, e sia comincia a bussare a qualche convento, perché anche loro non è che dal primo giorno ti fanno entrare, poi con la speranza che anche i tuoi genitori capiscano che stai scegliendo la via più grande, più bella, meravigliosa. Quindi lo voglio dire anche a tante altre coppie, perché soprattutto che oggi si fanno pochi figli, ecco, quel figlio che vuole diventare sacerdote diventa una disperazione per i sacerdoti, ma è la via più bella che si possa immaginare e scegliere, perché ci si consacra totalmente al Signore. Quindi, cari genitori, non ostacolate la vocazione dei figli, ma del resto non ostacolate neanche il fidanzamento dei figli, perché certe volte i genitori si intromettono anche pesantemente nelle certo, scelte sentimentali dei figli. Bisogna semplicemente consigliare e aiutare, ma non ostacolare. Ma coraggio allora, e auguri per la tua vocazione. Padre Francesco, terminiamo qui anche questo nostro appuntamento. Caro Padre Pio, torna domenica prossima, come sempre, in uno speciale attraverso le vostre lettere, soprattutto per coloro che seguono Facebook, la pagina Caro Padre Pio, potete ricercare sul web, in particolare su Facebook, sul social network Caro Padre Pio, e siamo noi, lì potete postare tutte le vostre preghiere.
Io domenica prossima sarò puntuale. Ma tu E sarai con noi. voi sarete puntuali? Ma tu sarai anche con noi durante la settimana, lunedì, mercoledì e venerdì. Oltre alla domenica ci sarò anche per 3 volte durante la settimana, quindi sarò puntuale. Però anche voi, carissimi, ormai siete diventati proprio amici, fratelli, figli, siete tutto per noi. Cercate di essere puntuali e allora con tanta gioia e serenità vi dico ancora una volta pace e bene.